progetti, e sarà un momento di confronto in cui, diciamo, cercheremo di capire un pochino di più rispetto a questi progetti. Naturalmente non voteremo, non ci sarà nessuno sbilanciamento, perché attendiamo con ansia tutti quanti i vincitori. Quindi intanto proverei a far salire sul palco, inviterei sul palco Carlo Paris, che è stato direttore di Rai Sport, e Riccardo Cucchi, voce storica di Radio 1 e Rai Tutto il Calcio per il Mondo. Grazie per essere qui, avete entrambi il vostro microfono. Sì. Okay. È acceso, credo, sì. Come sta andando? Molto bene, molto interessante, molto interessante. Noi non poi possiamo dire niente. Quando si parla di sport, e poi ho sentito in più di una presentazione l'abbinamento alla parola amore, sentimento, io credo che sia il posto giusto in cui parlare di sport. Sono assolutamente d'accordo. Io devo aggiungere che prova 1, 2, 3, sembra spento, ma sì, vediamo. Eccolo qua, verde acceso. Quando Ivano mi ha chiamato per dire vieni con Riccardo Cucchi per questa cosa, io ho avuto il timore che dovessimo far parte della giuria, perché qualche mese fa ero stato chiamato ad una cosa in un paese qui vicino Roma, e mi sono ritrovato che ero nella giuria di un concorso di bellezza per donne, e alla fine ho detto scusate, non prendetemi per maleducato, ma io darò voti uguali a tutti, e se io fossi nella giuria oggi non avrei l'imbarazzo. Facciamo così, noi diamo 10 a tutti. Diamo 10 a tutti, ci sono piaciuti tutti, e 10 soprattutto a chi l'ha pensata. Dobbiamo guardare la telecamera e venire avvicinarci più avanti a favore di telecamera, si dice così in televisione, no? A favore di telecamera, di burrone, quindi siamo vicinissimi. No, però è vero, sono assolutamente d'accordo con entrambi. Il concorso di bellezza, onestamente non lo so come è andato, non lo voglio sapere, ma questa cosa che ci sono ancora i concorsi di bellezza, diciamo, mi stupisce, mi affascina anche da un lato. E allora chiamerei sul palco, per sciogliere un pochino per rompere un pochino il ghiaccio, il primo diciamo dei tre gruppi con cui ci confronteremo, e quindi chiederei ad Africa Academy Calcio, Bridge Dance e Cammino Estense di avvicinarsi. Eccoci qua, abbiamo anche qui un ordine alfabetico, sono appunto i primi tre progetti che abbiamo visto prima, e sarebbe interessante, venite, il palco è un po' piccolo, ma centriamoci, ci sì. Siamo tutti quanti, ditemi voi poi se spostarci o meno. E allora sarebbe interessante capire, diciamo, innanzitutto quale sarebbe secondo voi, non so come dire, diciamo, cosa vi aspettate dalla vittoria, diciamo, di questo contest, a prescindere da chi sarà, perché come dicevamo prima questo progetto oggi non ha la pretesa di essere esaustivo, nel senso che non finisce oggi, non finisce semplicemente con l'accordo, diciamo, economico, ma ci saranno poi dei workshop, ci saranno dei momenti di incontro, ci sarà, diciamo, uno sviluppo imprenditoriale proprio dell'idea. È la prima volta che vi trovate in questa situazione, insomma, capiamo un po' come siamo messi sotto questo punto di vista. Se qualcuno di voi vuole iniziare, e poi facciamo una conversazione. Eccolo. Generale. Prego. Ma ve lo tengo io, perché siete pericolosi, che ve lo tenete poi. Vai, lo porto via. niente, intanto è stata un'esperienza bellissima, no? Perché abbiamo incontrato tante persone. Io, per esempio, qui ho incontrato il presidente di Liberi Nantes, che per me è stata la più grande cosa di stamattina. E concordo. Esatto. E niente, cosa mi aspetto? Se dovessi vincere? E questo è il punto? Ma la domanda anche. Mi è sembrato, sì, esatto, quello. Esatto. Vabbè, che mi fanno comodo quei soldi, va bene, perché ci comprerei le scarpe ai ragazzi, ci comprerei naturalmente tutto l'abbigliamento, no, che serve a ragazzi che purtroppo quando arrivano dalle Hong non hanno assolutamente niente. Avete visto l'immagine, per esempio, dei ragazzi che sono seduti sulle banchine, e noi andiamo a prenderli alle banchine, va bene, e sono in condizioni disastrate. E quando poi decidono, perché magari amano il calcio, decidono di venire con noi, e vengono l'inverno con pantaloni corti e le ciabatte, e te c'è, certo, da rivestirli.
Carlo. Vedi Luna che è molto importante secondo me, Riccardo, sentirli al di là di quella che è stata la loro presentazione, certo. Perché sono sicuro che accadrà anche per gli altri due amici, ecco, ci ha detto realmente che cosa fanno. Io prima, leggendo un sommario che era stato preparato, ho detto: oddio, qua non ci ho capito niente. In realtà, che fate? Raccontatecelo proprio nella semplicità. Nella semplicità, noi cerchiamo tramite il ballo di creare dei momenti di aggregazione, di mettere insieme tutta la collettività, tutte le persone, insegnandogli anche la parte, diciamo, che per noi è importante, che cioè andare a colmare le lacune motorie che si vanno proprio a sviluppare durante il percorso della vita, sia dalla fase base, dagli 0 anni fino anche agli 90 anni, se sei ancora bello in vita lo puoi anche utilizzare. In più, tramite questo percorso, prendere, sperando anche se vinciamo, chissà mai, quella piccola parte per poter poi aiutare e finanziare gli sport minori con un logo che andremo a creare per poter incentivare ancora di più chi non ha la possibilità di farlo il percorso agonistico. Quindi da una parte è la parte di formazione, dall'altra parte è proprio il continuare a sognare, a sviluppare se stesso, cioè a incrementare la personalità di ogni singolo individuo. Certo. Ecco, questo era di base quello. Io faccio parte dello studio centrale, non ho capito, non mi date questa. Allora, sentiamo. Studio centrale, esatto. Lo studio centrale è Luna. Sì. Luna, va bene. Linea a Luna. Linea. No, io vorrei fare una considerazione generale, se mi permettete. Certo. Io credo che sia molto importante riflettere tutti quanti insieme, e voi lo fate meglio di chiunque altro, perché io sono uno che riflette senza essere immerso come voi nella realtà nella quale operate. Lo sport contemporaneo, io credo nasca da un'esigenza precisa, poi magari qualcuno di voi me la contesterà. Sapete secondo me qual è il vero senso dello sport contemporaneo? Il tentativo di sterilizzare la guerra, perché in realtà ci si confronta su un campo, ci si confronta su una pista atletica leggera, ci si sfida in qualche modo assecondando quelle caratteristiche dell'essere umano che vuole comunque competere con un altro. In passato, lo ricordiamo, Omero ne ha scritto su pagine meravigliose, la competizione era anche qualche volta costava la vita agli atleti anche nelle Olimpiadi antiche di Atene. Io credo che lo sport contemporaneo abbia in qualche modo tentato di arginare questo tentativo autodistruttivo dell'uomo, riducendo la competizione ad una competizione senza spargimento di sangue. Certo. Ed è una cosa straordinaria da questo punto di vista capire, e forse oggi cominciamo a capirlo, che lo sport ha questa valenza fondamentale, non soltanto quella di includere, ovviamente di abbattere i muri, lo diceva Mandela, non lo dico io, ma soprattutto questa, di rendere gli esseri umani un pochino meno crudeli tra di loro. Anche se qualche volta nelle partite di calcio succedono cose, infatti no, questo volevo chiederti, inaspettate, la tua esperienza, è ingiudicabile, però questo credo che sia un elemento fondamentale. Io credo che lo sport abbia questa valenza di fenomeno sociale che purtroppo si sta un po' smarrendo, soprattutto quando saliamo verso gli sport professionistici, che stanno perdendo il sentimento, stanno perdendo i valori perché sono assetati di soldi, e il calcio in questo senso, esatto, da un punto di vista generale, molto esemplificativo. Allora, è chiaro che mi ha fatto molto piacere sentire i vostri progetti. Io voglio dire, me ne assumo la responsabilità. Io preferisco che i ragazzi che arrivano dall'Africa vengano a giocare a pallone da Franco, che imparino l'italiano anziché essere deportati in Albania. Grazie. Molto vero. Il percorso. Ci manchi. Il percorso è tu, mi interessa molto perché conosco benissimo quelle zone straordinarie dalla quale tu provieni, e so delle bellezze paesaggistiche, ma anche naturalmente della cultura che traspare continuamente, e credo che sia una cosa straordinaria quella di camminare e scoprire i luoghi e la storia. Sì, io sono cresciuto poi in realtà proprio dentro il Delta del Po, poi mi sono trasferito a Ferrara, e quindi per me quei luoghi lì sono veramente ricchi di tutto, insomma, e quindi appunto ho candidato questo progetto più che altro per una passione, più
neanche tanto per spirito imprenditoriale, ma proprio per la passione per il mio territorio e per lo sport, che è poi il mio lavoro, e quindi appunto promuovere l'attività sportiva grazie anche a queste forme, insomma, di iniziative. E ringrazio WISP perché è stato un percorso comunque formativo importante. Io sono laureato in scienze motorie e tante volte noi istruttori appunto usciamo dall'università, e però ci mancano determinati percorsi, e quindi grazie a WISP per questa iniziativa, perché è servita molto per poter appunto portare, al di là di come andrà a finire, però tirar fuori un'idea e portarla fino in fondo in un percorso è sicuramente molto utile. Grazie. Grazie mille. Luna, mi consenti una... c'è l'ex presidente della WISP, l'attuale sta facendo un collegamento in diretta, può venire qui vicino un attimo Vincenzo Manco, perché mi è venuto una domanda, non è cattiva, no. Assolutamente, ascoltando questi vari progetti, mi chiedo, ma sono in antagonismo, sono in alternativa alla WISP, oppure invece sono una cosa di un tutt'uno di persone che lavorano insieme? Potrebbe sembrare sia l'uno che l'altro. Sì, ti rispondo di sì, potrebbe sembrare sia l'uno che l'altro. Nelle chiacchierate fatte durante il coffee break, tra l'altro poi a proposito soprattutto con lui, dicevamo che comunque questa esperienza, al netto della classifica e di chi vincerà, per la WISP non finisce qui. Troveremo forme di collegamento comunque anche con gli altri, ai quali tra l'altro un attestato sarà appunto riconosciuto, ma anche con gli altri 27 o 26, visto che uno comunque si è ritirato. E quindi, come abbiamo detto stamattina, c'è un punto sicuramente che noi spesso e volentieri non abbiamo sondato. Ti aggiungerei, visto la domanda, ormai Carlo ci conosciamo da una vita, siamo amici, quindi mi aspettavo la domanda, però da questo punto di vista ti dicevo, Carlo, la risposta è questa: noi abbiamo sondato con questa esperienza terreni che, anche se siamo nel 2023 e parlare di ideologia sembra un qualcosa, ma che spesso ideologicamente noi preferivamo non toccare, per esempio il mercato, sia esso profit o mercato no profit, che adesso, diciamo, con la riforma del terzo settore, la figura dell'impresa sociale, le cooperative sociali eccetera, erano, diciamo, parte della nostra cultura mutualistica da cui nasce anche la WISP, ma spesso e volentieri, un po' per la nostra storia, il nostro modo di vedere l'attività sportiva, la pratica sportiva, era tenuto da parte. Questa esperienza invece ci ha messo di fronte anche a quella sfida. Quindi noi, secondo me, dobbiamo non solo accettare questa sfida, ma dentro questa esperienza proiettarci nel futuro, perché io credo che la WISP, proprio di fronte alle riforme che noi stessi abbiamo auspicato, per le quali abbiamo anche lavorato e lavoreremo ancora per l'attuazione delle stesse riforme di cui parlavamo stamattina, io credo che questa invece, questo tutt'uno, si possa assolutamente trovare, e la proiezione della WISP deve essere lavorare in tal senso. Grazie Vincenzo, io penso di sì. Tra l'altro sì. Vorrei sentire anche voi in materia, anche se tu sei lo studio centrale. Persona, tanto la giuria non ci sta sentendo, Franco, mi stava raccontando prima, in un fuori onda, diciamo così, che l'attività sportiva, il reclutare, avvicinare, portare nella squadra questi ragazzi africani, aveva provato inizialmente a dire facciamola con la Federcalcio. La Federcalcio li ha salutati, non so se gentilmente o non gentilmente, la WISP gli ha detto venite, siete roba nostra. Beh, questo è sicuramente positivo, significativo, no? Anche della strada che è stata in questo momento, come dire, percorsa, si sta percorrendo da parte del mondo del calcio, che non è una strada positiva. Non è una strada positiva, il mondo del calcio sta sbagliando tutto, lo dico io che ho raccontato calcio per 40 anni, sta sbagliando tutto, perché si sta soprattutto incartando in questo vortice straordinariamente pericoloso della ricerca assoluta del denaro, indipendentemente da dove questo denaro arrivi. Io credo che sia molto grave il percorso intrapreso, e spero e mi auguro che si possa anche tornare indietro. Però c'è una cosa che vorrei dirvi: qui ci sono molti dirigenti del calcio, dello sport di base, dello sport sociale,
credo abbiate guardato, abbiate visto, abbiate letto la legge di riforma dello sport che entrata in vigore da qualche settimana dopo anni di discussioni, è stata corretta, ricorretta, maneggiata un po' da tutti. Io l'ho detto e ho ricevuto anche qualche critica severa da parte della Federazione Gioco Calcio. Ragazzi, è scomparso lo ius sportivo, lo ius soli sportivo. È scomparso, non c'è più, non c'è più. Io credo che anche se loro sostengono, gli ideatori della riforma e anche la Federazione Gioco Calcio sostiene in sostanza che il processo sarà un processo di allargamento, però permettetemi di dire che se un ragazzino non italiano deve aspettare che una commissione della Federazione Gioco Calcio romana decida se lui abbia diritto a giocare o no, è abbastanza grave. Molto vero. Grazie mille intanto al primo gruppo. Io ho una curiosità però, perché parlavi di calcio ed è molto vero quello che dicevi. Io ho visto mio fratello, esperienza personale non richiesta ma insomma è interessante, mio fratello mega tifoso del Napoli, poi a un certo punto si è proprio disaffezionato completamente. Qual è il futuro? Cioè, effettivamente sta perdendo un po' di punti sotto il rischio enorme, non so se avete osservato cosa è avvenuto in occasione della partita di Champions League di pochi giorni fa. Purtroppo sì. Borussia Dortmund Newcastle, lo stesso girone del Milan, per chi è tifoso del Milan. Ebbene, i tifosi del Borussia Dortmund hanno esposto uno striscione durante la partita in tedesco, la cui traduzione maccheronica da parte mia che non conosco il tedesco è sostanzialmente questa: vi interessa, non vi interessa nulla dello sport, vi interessano solo i soldi. È una presa di posizione forte da parte del pubblico del calcio, che sta criticando apertamente le dirigenze del calcio tedesco in questo caso, ma anche della UEFA, anche dell'ECA e anche ovviamente della FIFA. Io mi permetto di dire solo questo, perché poi il tema sarebbe molto ampio e produrrebbe discussioni molto molto approfondite e molto interessanti, ma un solo elemento: il business del calcio, l'azienda calcio, non produce sedie, caramelle, microfoni o cioccolatini, produce passione. E l'industria del calcio si basa fondamentalmente sul sentimento dei tifosi, che sono portati a fare sacrifici economici immensi, pagando 3 abbonamenti se vogliono vedere tutto in televisione, pagando biglietti nei settori popolari allo stadio dai 40 ai 70 euro, abbonamenti che sono ormai diventati stellari da un punto di vista economico. Se questo sentimento e questa passione venisse meno, e i segnali che qualcosa sta scricchiolando ci sono, i dirigenti del calcio moderno non si rendono conto che se finisse questa passione probabilmente si esaurirebbe anche il loro business. Quindi se non sono così, se non sono sensibili da un punto di vista umano, che lo siano almeno da un punto di vista imprenditoriale. Perché i tifosi, Riccardo, non sono clienti, sono quelli che tengono in piedi lo sport più amato in Italia, il calcio. Recentemente un dirigente sportivo molto importante di una squadra, di una grandissima squadra spagnola, proprio a questo proposito di quello che dicevi tu, ha detto: il nostro avversario più importante, più pericoloso, non è il Manchester United o il Paris Saint Germain, ma è la PlayStation, a dimostrazione del fatto che se tu segui anche oggi, domani, se ti capiterà, segui una partita di calcio in televisione con un ragazzo giovanissimo, 10, 12, 13 anni, tifoso di una qualsiasi squadra, lui assisterà e lo vedrai assistere alla partita con un disinteresse legato allo smartphone con il quale commenta assieme ad altri amici. Quella passione della quale tu parlavi, i segnali sono più che preoccupanti. Assolutamente, certo, sì. Ed è anche un po'. Ma invitiamo altri? Sì, esatto. Perché io sono curioso soprattutto di un progetto, non è una presa di posizione, ma poi ne parliamo dopo. Ormai direi che ci siamo esposti alla grande, quindi insomma. Allora, chiamiamo sul palco Circus for Planet, Discover Trail e EMUT. Eccolo, è il progetto che mi incuriosisce molto. Questo. Un passettino più avanti, è solo che quando siamo tanti riusciamo a... Prego, prego, venite. Dio, visto la videocamera, prego. Posso chiedere una cosa? Perché sono un appassionato di circo, ma senza animali. Spero che finalmente possa essere partorita una legge che bandisca gli animali del circo. Ma tutto il resto è meraviglioso, fin da ragazzino ero appassionato. Ancora oggi mi emoziono quando vedo passare raramente in televisione qualcosa delle meravigliose esibizioni del circo.
Com'è nata questa idea di trasferire la passione del circo, che è molto professionale, perché chi fa quel lavoro, mi pare che lei l'abbia fatto, sì, è veramente un atleta vero, trasferirla a tutti? È complicato. Oh, grazie, questo è bellissimo. E perché appunto prima poco fa mi sentivo con un piede dentro e un piede fuori, invece mi sento sempre più dentro questa cosa, no? Perché è come se il circo fosse sempre un po' cugino degli sport, invece appunto è una delle massime espressioni degli sport, ma che ha in più la creatività. Io sto dentro non solo con la mia emozione, col mio stare, nella mia percezione, ma con la creatività costante. E personalmente, come è nato? Perché per me mi ha cambiato il corpo e la vita, la mente. E quindi questa cosa, io vengo dal lavoro nel sociale quando ero giovanissima, e quindi mi è sembrato immediatamente uno strumento validissimo per lavorare con il disagio sociale, con la disabilità e poi con i normali, diciamo. Lavorando con le persone normali ci rendiamo conto che siamo tutti pieni di cose da rimettere a posto, e il corpo ci aiuta a farlo, e in una maniera spettacolare, no? E più raggiungibile la bellezza di un artista di circo contemporaneo, se guardo uno spettacolo, no, qualsiasi a cui pensiamo, che è un grandissimo sportivo che vince le Olimpiadi che ci sembrano inarrivabili. E quindi queste due cose, corpo e mente. Grazie. Infatti adesso non so se lo aveva detto Tiziano o Vincenzo, il termine liberi di muoversi. Liberi di muoversi significa che chi è e chi lavora in un circo non si deve sentire lontano dal resto dello sport, così come coloro che accompagnano e che fanno delle escursioni, che siano in montagna, al mare, ma anche e soprattutto, ho sentito, e c'è un progetto, poi ce lo spiegheranno, nelle città, è questa attività sportiva che lo sport del quale parlava prima Riccardo non contempla. Ancora c'è gente che dice: tu sei sportivo? Sì, tifo per la Lazio. Che c'entra? Non si sa. Però la libertà... Fare per la Lazio è un bene comunque. Non ho scelto a caso la squadra bianco celeste. Però attenzione, siamo in clima pre-derby e non si può, è molto pericoloso. E allora adesso non ricordo chi dei tre rappresenta la startup. Abbiamo Matera e Trieste. Sì, per quanto riguarda il conoscere le città, i centri storici, le ricchezze e i segreti. Certo, l'attività motoria è diversa, abbiamo quella codificata come il calcio, lo sport, ma abbiamo anche la passione del passeggiare, e penso che il cammino estense sia l'emblema proprio del cammino come attività motoria. Quindi noi vogliamo mettere all'interno di Trieste un percorso guidato da fare a piedi, camminando o correndo, che possa permettere al turista di conoscere quelli che sono i segreti nascosti, ma nascosti anche a me, che sono triestino, che lo sto conoscendo adesso man mano che vado avanti col progetto. Tra l'altro, per tutti quanti questi nuovi progetti, io credo anche gli altri 26-27 che in non sono 37. entrati, 37, quindi sì, gli altri 27, io non ho sentito ancora parlare, ma forse perché viene dato da tutti per scontato, la salute. A me, per una certa cosa che mi è stata trovata, il medico mi ha detto: molto più importante delle pasticche questo camminare, certo, in città, in montagna, dove vi pare. Poi in Italia siamo pieni di cammini, cioè io sono una grande fan dei cammini, quindi sì. Se fossero fatti un po' meglio sarebbe qualcosa, se fossero sfruttati meglio. Sì. Esatto. Anche appunto Matera, era molto interessante il progetto perché parlava anche di mobilità sostenibile, come dicevamo prima, appunto rendere le città a misura di cittadino e non di macchine. Più accessibili, più a misura di quelli che sono i bisogni quotidiani sia in ambito turistico, perché noi proveniamo da questa cittadina, ma ci rendiamo conto che è un problema comune a tutti i borghi, a tutti i centri urbani, a tutti non i centri è una storici. È un capolavoro. Sì, concordo.
E quindi questa necessità di avvicinare i bisogni anche rispetto all'utenza dell'associazionismo sportivo, quindi rendere fruibile effettivamente da un punto di vista della mobilità e dell'accessibilità a 360 gradi quelle che sono le proposte di tutte le realtà del terzo settore, degli enti presenti a livello locale. Ma c'è un elemento che ha messo in evidenza nella presentazione, e lo hai rilevato tu per prima, Luna. Noi siamo un popolo strano, siamo il paese d'Europa che ha più centri storici medievali antichi, ma siamo anche fra coloro che comprano più SUV, e che è una bella contraddizione, perché se c'è una macchina che non può percorrere un centro storico delle città italiane è proprio il SUV. Devo dire che non dovrebbero essere percorsi comunque i centri storici italiani da alcuna macchina, ma credo che quello che voi avete messo in evidenza sia un tema sul quale poco si riflette. Esattamente. La corsa alla grande macchina nelle nostre città? Vero. Esattamente, noi abbiamo iniziato a sperimentare utilizzando una cargo bike, investendo tempo e risorse rispetto a quello che avevamo a disposizione, mostrando diciamo un profilo completamente diverso rispetto alle abitudini alle quali siamo abituati, appunto. Quindi mettendo in circolazione questa cargo bike che potesse agevolare quindi il trasporto di una serie di bagagli, piccole merci, esigenze quotidiane. E tra l'altro con le salite e le discese di Matera è sport vero quello, salire con quei mezzi è faticoso. Grazie mille, in bocca al lupo. Guarda, questa cosa dei SUV a me mi scalda tantissimo, quindi non mi soffermo. E chiamiamo sul palco l'ultimo gruppo, che è composto appunto da Filosport e Spin Lab e Sport Fellas. Sì, esatto, scusate. Eccoci qua. Abbiamo anche la quota, è un infortunio causato dallo sport, questo? Eh sì, l'abbiamo detto prima, sì, infatti è... Lo sport non è che fa male però, non vorrei che passasse questo messaggio. Non porta benissimo, però vabbè, vediamo. Allora, come va? Quali sono le curiosità rispetto a questi tre progetti? Erano tutti progetti, diciamo, come al solito, appunto, estremamente interessanti, sicuramente meno magari probabilmente legati al territorio rispetto agli altri, ma avevano più un'idea, diciamo, generica, più una cosa sul territorio nazionale. Chi di voi vuole appunto, o se avete delle domande, delle curiosità? Un po' ghiaccio. Vai. Faccio una riflessione, intanto un ringraziamento, dicevo prima, ai referenti di WISP, che il percorso è molto interessante perché permette di sviluppare idee anche imprenditoriali legate allo sport che difficilmente trovano spazio in altri contesti di incubazione, mettiamoli così, quindi credo sia stato molto utile questo. Si parlava prima di soldi, di mercato, credo che in realtà queste idee che sono uscite, la mia è un laboratorio di progettazione sociale all'interno dello sport, mettono insieme la necessità di portare lo sport anche su piani, su livelli diversi a quelli a cui solitamente siamo abituati, e credo che l'affacciarsi anche sul mercato sia oggi un'esigenza del mondo sportivo che va verso una direzione di professionalità, di maggiore strutturazione, e rimanere legati al ricordo dello sport associazionistico di 30 anni fa probabilmente oggi non è più rispondente alla realtà. Quindi credo che questi percorsi vadano anche in quella direzione, è stato molto utile, lo è stato per me, per lo sviluppo dell'idea, quindi insomma approfitto per ringraziare ancora la WISP che ha pensato a questo percorso. Grazie, è molto interessante questo approccio, perché è un approccio nuovo. Noi diciamo, io sono vecchio, quindi per me l'associazionismo è volontariato, sacrificio personale, impegno quotidiano e via dicendo, però e giustamente loro stanno ponendo, sono giovani, molto più giovani di me e anche di te, ponendo un altro tema. Vorrei chiedere a Filomena e Giorgio, appunto, da questo punto di vista, io credo che anche voi abbiate individuato nel percorso impresa, tra virgolette, legato allo sport sociale, non parliamo di sport professionistico, un elemento di novità che rispetto alla mia generazione è veramente una mezza rivoluzione. Vai.
ho sbagliato, Filomena e Michele, scusa, tu c'entri da un'altra parte, scusa, ho sbagliato io, perdono. Vabbè, rispondo io. Sì, in realtà noi abbiamo portato avanti stiamo portando avanti questa idea già da più di 3 anni, un'idea che è nata veramente da un bisogno. Siamo usciti dall'università, siamo usciti e ci siamo approcciati al mondo sportivo, e non vi nascondo che un po' di amarezza l'ho provata, ma l'abbiamo provata molti di noi studenti di scienze motorie, perché ci rendiamo conto che anche se noi volessimo creare una professione reale, sì, ci dicono tutti quanti apriti una partita IVA, non c'è dubbio, però comunque all'interno appunto dell'associazionismo si pensa appunto al volontariato, quando noi invece quello che vorremmo cercare è proprio una professione. E quindi da un certo punto di vista quello che noi abbiamo cercato di portare avanti è che sì, lo sport non è soltanto il calcio a livello anche solo di business, se vogliamo parlare, ma è anche tutti quei ragazzi che studiano tanto tempo, dedicano tanta energia a creare una propria professione e che poi si ritrovano all'interno del mondo sportivo con poco e niente, esatto. Ringrazio comunque, so che c'è Sport e Salute anche qui, questa nuova riforma comunque già ha dato un pochino di valorizzazione a quello che è la figura del kinesiologo, ma c'è ancora tantissimo da fare e lo sport per riuscire a colmare quel gap, no, proprio con tutti quei sedentari, bisognerebbe spostare molti finanziamenti da quella parte che appunto pensano soltanto alla questione dello sport tifando a chi effettivamente sul campo, sul territorio cerca di fare. Noi appunto è quello il nostro obiettivo, i nostri ragazzi quando finiscono l'università cerchiamo di prenderli, inserirli in un percorso e aiutarli a portare a termine delle proprie idee per aiutare, per promuovere lo sport comunque nella comunità. Grazie mille. Grazie. Tra l'altro tutti questi progetti, questi e tanti altri, la stessa WISP e altri enti di promozione sportiva suppliscono a carenze dello Stato per quanto riguarda l'attività sportiva, carenze della scuola, soprattutto. Certo. E però tornando a quello che Riccardo ha definito è quasi una rivoluzione epocale, io ricordo che ormai possiamo dirlo, ai tempi nostri c'erano tante società, non soltanto di calcio, di basket, di sport, di attività, che erano purtroppo legate a quel fenomeno delle finte, false sponsorizzazioni, fatturazioni fatte in un certo modo. Qui invece, grazie a questi giovani, a questi progetti, ci troviamo di fronte ad attività manageriali laddove i conti tornano e i conti soprattutto sono puliti. E a proposito di conti che tornano, ormai facciamo tutti, come dire, i conti, quel digitale. A me piace dire, quando vado a parlare dei tempi della radio e del calcio di una volta ai giovani di oggi, che io appartengo alla generazione radiofonica e la metto un po' in contrapposizione con la generazione digitale, no? Poi anche io e Carla abbiamo dovuto fare i conti con il digitale, naturalmente con molta fatica. Devo dire che mio figlio mi ha aiutato molto. Noi figli e adesso mi sto divertendo come un pazzo, tra l'altro sui social, 1000 profili, mi diverto molto. Però è un'applicazione interessantissima quella che voi proponete, perché poi diciamoci la verità, questa alfabetizzazione digitale nel nostro paese, che corrisponde all'alfabetizzazione del dopoguerra, perché questo è il tema, è una bella sfida. È una bella sfida. Sono d'accordo. Concordo con quello che hai appena detto, anche perché se guardiamo l'età media della popolazione italiana si sa tutti che è un po' spostata un po' più là. E nonostante ciò, anche loro hanno giustamente però detto che c'è tutta una generazione che sta venendo su e sarebbe bello dargli la possibilità appunto di potersi mantenere con queste occupazioni sportive. E partendo un po' dallo stesso principio, il team stiamo cercando di proporre questa soluzione in modo tale da non andare più per passaparola e quindi anche le proprie capacità perderle magari da un soggetto all'altro,
e non avere abbastanza visibilità, e vale per tutti, perché anche magari voi ovviamente che cercherete clienti o neolaureati che vogliono intraprendere dei percorsi, spero con questa applicazione di aiutare tutti a mettere in contatto chi cerca le soluzioni con chi le propone. Ecco, quindi sì, l'obiettivo è poi a maggior ragione anche proporre una soluzione che permetta di mantenersi non solo tramite la rete creata dall'applicazione, ma proprio anche tramite dei contenuti che noi proponiamo la soluzione digitale come content creator sportivi, e quindi appunto poi abbiamo già più di 24 figure professionali categorizzate, dal mental coach al nutrizionista, perfino anche il social media manager e l'operatore video, perché per fare poi promozione digitale servono questi, senza poi scalzare anche la parte di analisi video, che oggi come oggi anche nel dilettantismo sta sempre più prendendo piede. Quindi grazie mille, in bocca al lupo, una mega sfida soprattutto la tua, perché l'innovazione digitale nel nostro paese in effetti è insomma una bella faticaccia. Grazie chi mille. È nativo radiofonico, incontrare un nativo digitale è un sì. motivo di crescita. Grazie mille, ci avviciniamo un pochino. Ci siamo io in conclusione, perché non sì. deve salire più nessun altro, credo. I futuri vincitori, visto che ci sono tre comunicatori, due giornalisti e una autrice, ma bene o male la famiglia è la stessa, finiamo con autocritiche, perché dobbiamo farne, perché tutte queste attività, non soltanto quelle che sono state presentate, la WISP, gli enti di promozione, i volontari, perché è giusto che ci siano, certo. è importante che ci siano anche loro, troppo spesso hanno degli spazi riservati dai media, dai giornali, dalle televisioni, dalle radio, quasi zero. E questo invece, tra l'altro, anche a livello di audience e di vendite non è vero, perché se lo fai bene e lo racconti bene, le storie che ci sono dietro una WISP, ma dico la WISP perché c'è Vincenzo Manco davanti, altrimenti mi potrei dire tante altre situazioni, hanno delle storie meravigliose, non le raccontiamo. E prendo spunto da questa critica, allargandola, facendola ancora più severa, soprattutto partendo da una cosa che so che a te sta particolarmente a cuore, è proprio le storie. La narrazione dello sport contemporaneo, devo dire in televisione, anche in radio e anche sui giornali, è completamente cambiata rispetto a questo punto di osservazione. Se qualcuno di voi avrà voglia, se non l'avesse già fatto, di andare a riprendere alcuni vecchi articoli, ma straordinariamente moderni, di Gianni Brera, per esempio, quando raccontava le imprese dei grandi eroi dello sport, ce n'è uno che ricordo, mi è rimasto impresso e lo leggo continuamente ancora oggi, dedicato a Gimondi che stava, stavo cadendo, Gimondi no, che stava emergendo sul palcoscenico del grande ciclismo, e lui va a trovarlo a casa e racconta il Gimondi, ma anche l'uomo, la famiglia, la storia, è un contesto completamente diverso che ti collega naturalmente. Vogliamo parlare di Zavoli? Esattamente. Allora cosa succede oggi? Oggi la narrazione è superficiale, non parliamo del calcio, perché ormai la narrazione del calcio si racchiude esclusivamente nel VAR, questo totem che è stato creato con l'illusione di poter rendere perfetto uno sport, ma non ci sarà mai un calcio perfetto, semplicemente perché gli uomini e le donne non sono perfetti. Io non so per quale ragione si chieda al calcio di essere perfetto quando nessuna attività umana sarà mai perfetta. Ma detto questo, ciò che manca è la storia. E la storia, le storie, io credo che questa narrazione senza storie sia svuotata dell'anima stessa della comunicazione, e per questa ragione io credo che proprio le storie che oggi per esempio abbiamo scoperto qui tra coloro che hanno proposto i progetti, e naturalmente le storie che l'ISP scrive ogni giorno su tutti i campi di gioco, su tutti i campi di atletica leggera, sulle strade, in bicicletta e a piedi in Italia, sono lì a testimoniarlo, sono storie che devono essere raccontate. Perché lo sport non è quello che gli offre la televisione, lo dico con grande rispetto per Carlo Paris che è stato direttore di Rai Sport, o perlomeno non è solo quello. Grazie mille per questa chiacchierata, è stato bellissimo. E hai capito perché non lavoriamo più io e Carlo? Perché adesso siete liberi. Grazie mille, grazie. Lasciate, grazie.